Ciao ragazzi, bentornati. E vediamo. Ragazzi, Benvenuti sul mio canale, bentrovati ad un nuovo video, sempre qui in diretta dalla cucina di Roberto. Mi avete chiesto un attimino di vedere quelli che sono i prodotti che io acquisto quando vado a fare la spesa qui ad Edimburgo e mi avete chiesto di, insomma, che cosa mangi tu, che cosa hai in dispensa, quali sono i tuoi prodotti. Purtroppo, come ben sapete, io sto tornando in Italia. In realtà, quando vedrete questo video, io sono già in Italia. Siccome sapete che sono alle prese con i pacchi da spedire in Italia, le valigie, eccetera, c'è un grande affare, non ho tantissimo tempo in realtà, per portarvi ancora in giro per supermercati e non ho neanche tantissimo qui, a casa per farvi vedere perché sto andando via. Quindi, siccome comunque volevo rispondere a questa domanda, l'ho trovata anche abbastanza interessante. Mi dispiace che nel corso degli anni non ci siamo soffermati appunto su che prodotti ci sono qui, come cambia la dieta di un italiano all'estero. Però vabbè, meglio tardi che mai. Quel che resta nella mia cucina, quel che resta dei miei prodotti, ve li faccio comunque vedere. Che cosa abbiamo? Questo è nella dispensa. Una cosa che va tantissimo qui in Scozia, c'è tanta luce oggi, quindi magari l'iPhone non mette tantissimo a fuoco. Questi sono del Tesco e sono le hotcakes. Queste qui in realtà sono suitable for vegans, sono assolutamente vegane e sono semplicemente dei crackers fatti da, come si chiamano, oats in italiano? Di avena. Di solito non vengono sostituiti al nostro concetto di bruschetto o di crostino, ma servono praticamente per spalmarci sopra del formaggio. Io di solito invece ci metto l'hummus, poi vi farò vedere i prodotti comunque da frigo e da freezer. Se non compro le hotcakes, riesco comunque a comprare dei crackers di riso. Questi qui sono sweet chili, quindi sono un po' piccanti. Questi però non sono vegani ma vegetariani, vedete, ma sono semplici cracker di riso. Invece no, perché ci mettono il latte. In realtà è milk powder, però comunque sì, cioè semplicemente polvere, latte in polvere, però pur sempre di latte si tratta, quindi non è un prodotto vegano. Difatti, colgo l'occasione per invitarvi ogni volta che decidete di acquistare un prodotto, specialmente qui nel Regno Unito, di leggere sempre i labels, di leggere sempre l'etichetta. Anche prodotti che voi dite il pane è assolutamente vegano perché è solamente acqua e farina. Ebbene, no, leggete gli ingredienti perché, specie qui, tante volte ci aggiungono burro, ci aggiungono latte, aggiungono altre cose che anche un prodotto semplice, come può essere il pane, ma anche come la stessa pizza. Non è detto l'impasto della pizza, in questo caso l'impasto del pane, che sia vegano. Molto probabilmente è vegetariano, ma non posso assicurare che il semplice pane, acqua e farina sia vegano. Quindi leggete sempre le etichette. Tanti prodotti che voi date per scontato che non siano vegetariani, che non siano vegani, resterete sorpresi di quanto invece leggere l'etichetta, leggere il label fa la differenza. Io qui ho i noodles in pot di Roberto, che appunto non è vegetariano, e quindi lui ha questi noodles che sono praticamente fatti di pollo e funghi. Qui dentro c'è già tutto, non li apro perché non sono i miei. Comunque, se li aprite, ci sono già i noodles secchi e c'è una bustina con tutto il condimento, in questo caso al sapore di pollo e di funghi. Voi svuotate questa polverina che trovate su questi noodles, ci mettete l'acqua che avete fatto bollire precedentemente, aggiungete l'acqua calda, li fate riposare per un paio di minuti e poi li potete mangiare. Questi qui, ovviamente, voi ci passate davanti nella sezione perché dite: cazzo, c'è il pollo, non è una cosa vegetariana. E invece no, leggete l'etichetta, questi sono addirittura, non so se l'iPhone lo mette a fuoco. Mi sa di no, mi dispiace. Ecco, forse di qua. Vabbè, comunque, questi qui sono assolutamente vegetariani. Lo stesso mi è successo con le patatine. Ora, qui ho l'esempio delle patatine al crispy bacon, sempre di Roberto. Però, in realtà, una sera leggevo gli ingredienti e mi sono resa conto che in realtà, anche qui c'è scritto, sono suitable for vegetarians.
Molte volte magari non c'è il bollino o la scritta, questo anche per vegetariani, anche per vegani, però leggete sempre gli ingredienti perché potreste veramente rimanere sconvolti da quante cose che apparentemente non sono vegane, non sono vegetariane, lo sono. E allo stesso modo tante cose, il pane che voi date per scontato che possa essere una cosa vegetariana o vegana, leggendo gli ingredienti vi renderete conto magari che quella cosa vegetariana o vegana non è. È stato un po' come nel 2015 quando ho scoperto che il parmigiano non è vegetariano, però così tante altre cose, quindi leggete sempre le etichette. Non mi perdo in chiacchiere, i noodles che invece compro io di solito sono, ad esempio, questo brand mi piace tantissimo, li compro da Asda, questi mi piacciono tantissimo, sono al green curry. Sono veramente veramente buoni, il procedimento è sempre lo stesso. Poi nella mia dispensa abbiamo anche questa mega zuppona, questa qui invece è vegana ed è anche senza glutine, e senza glutine, senza grano ed è vegana ed è una zuppa organica di vegetables, quindi di... come si dice in italiano? Vegetali? Di ortaggi? Sì, c'è un po' di tutto in realtà. E dove ci sono gli ingredienti? Abbiamo appunto pomodori, abbiamo cipolle, abbiamo fagioli, zucchine, funghi, e, riso rosso, e poi ci sono anche peperoni, olio, e poi c'è anche un po' di garlic, come si dice garlic? Di aglio e di pepe nero. Questa zuppa la potete preparare sia in padella, se non sbaglio c'è nella pentolino, e in pentola dovete semplicemente lasciarla andare a fuoco lento, oppure microonde da 800 watt, la dovete far andare a full power per 2 minuti, farla riposare e poi dopo 1-2 minuti mangiarla. C'è tanto cibo in scatola, lo vedrete anche col cibo frozen che va nel microonde, perché qui la vita è abbastanza frenetica per quanto è stata la mia vita qui nel Regno Unito. Ti svegli la mattina, fai una doccia al volo, la colazione la faccio on the go mentre vado al lavoro, mentre prendo il taxi, mentre prendo l'autobus, arrivo in ufficio che già sto lavorando, la pausa pranzo di solito è quella mezz'ora, tre quarti d'ora sempre sul posto di lavoro, e quindi magari ti porti o già una cosa pronta da casa, se sei un italiano ti prepari la pasta la sera prima, te la porti al lavoro e la scaldi nel microonde. Poi hai bisogno di questi cibi che 5 minuti sono pronti e li mangi. Lo so, è magari una cattiva abitudine, lo so, è così che si sbalbano le diete, che si perde peso, che si prende peso. Però ragazzi, il paese che vai, ritmi che trovi, usanze che trovi. Non è detto che sia giusto convertirsi ai loro usi e costumi, tutti in ufficio fanno una pausa pranzo col prodotto microonde, col sandwich, lo faccio anch'io, no. Ben venga chi la sera si mette ad impastare la pizza, si porta la pizza al lavoro, si cucina la pasta, si porta la pasta al lavoro. Però capite bene che quando poi vivi qui per tanti anni, un po' viene assorbito dai loro usi e costumi, e come magari in Italia tanti stranieri che non sono abituati alla pausa pranzo poi imparano a chiudere la loro attività a ora di pranzo, tornare a casa, cucinare, riposare. Diverso, ma non parliamo di questo, continuiamo con i prodotti da dispensa. Altra cosa made in UK sono queste zuppe da da tazza. E qui vi serve semplicemente una tazza, ecco qua, vi serve una semplice tazza, ci mettete il contenuto di una bustina di queste, aprite, mettete il contenuto dentro la tazza, l'acqua che avete precedentemente portato ad ebollizione, quindi l'acqua bollita nel bollitore, la mettete dentro, tirate con un cucchiaino e la vostra zuppa da tazza è pronta. Poi prodotti da colazione sempre da dispensa, il porridge. Io di solito preferisco quello che sia praticamente plain, original, senza appunto il maple syrup, senza mela, senza altro, perché poi mi piace aggiungerci altre cose. Anche in questo caso voi magari date per scontato che il porridge è fatto da Dena, che quindi sia gluten free, no, leggete sempre le etichette, perché tante volte nei processi di lavorazione ci sono altre cose che non hanno un cazzo a che fare con l'avena, che quindi possano contenere glutine e quindi non sono adatte per gente celiaca. A proposito di prodotti senza glutine, una pasta che ho veramente adorato è questa qui, mi dispiace, non la potete tanto vedere, è una pasta organica, questa è made in Italy ed è fatta 100% con piselli, è veramente una pasta molto molto buona, se avete bisogno di fibre, proteine, non volete il glutine,
molto leggera, molto buona. Questi prodotti che al momento ho nella dispensa, in realtà non ho tantissimo nel frigo, a parte i vegetali, non vi faccio vedere broccoli, spinaci, cioè li vedete, li conoscete. Cosa c'è nel mio frigo? Abbiamo panna da cucina. Io non sono una grandissima amante della soia, però purtroppo questa panna alternativa al latte non ho mai trovata di altri tipi, è una panna di soia. Io la uso tantissimo in cucina, ne fanno una versione anche per dolci, panna da dolci sempre di soia. Non sono un amante dei dolci, non l'ho mai provata, però questa qui come alternativa alla panna, alla Philadelphia, se lo usate in cucina, è molto valida. Ho questo pezzo di cheddar, questo qui non è assolutamente vegano, è semplicemente senza lattosio, perché ultimamente sto avendo problemi con lattosio. Nel mio frigo non manca mai l'hummus, lo so che vedete la scadenza 6 aprile, questo video è uscito dopo il 6 aprile, ma come vi ho detto lo sto registrando ora per rispondere alle vostre domande, anche se non sarò più qui. Questo qui è l'hummus organico del Tesco. Ogni supermercato ha un proprio hummus e ne ha sempre una versione full fat, una low fat, una organica. E poi ci sono le varie varianti, c'è l'hummus ai peperoni, c'è l'hummus con le cipolle, c'è l'hummus piccante, ci sono vari tipi di hummus. L'hummus è una cosa che mi piace tantissimo e se non sei in grado di prepararlo a casa, questi qui da supermercato, di Asda, di Tesco, Morrisons, sono veramente veramente molto 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 validi, quindi sì, l'hummus nel mio frigo non manca mai e difatti io uso questi rice crackers con l'hummus o queste hot cakes più che con i formaggi con l'hummus, mi piace troppo. Sempre nel mio frigo abbiamo per la sezione colazioni invece succhi di frutta dell'Innocent, questi mi piacciono tantissimo, il mio preferito in realtà è quello verde, però al momento abbiamo solo questo qui rosso ed è buonissimo. Questo è fatto con fragole, ciliegie, c'è il guaranà e poi ci sono i semi e vitamina C, B1, B2, B3 e B6. Infatti quando mi chiedete, io di inglese ho il B1, il B2, qui B1, B2, a parte essere vitamine, sono le banane in pigiama a colazione, B1 e B2, bananas in pyjamas, le scale scenderà, ve le ricordate? Bene. E non esistono corsi in inglese B1, B2, no, l'unico che vale è l'IELTS, ma non ce ne importa, parliamo di vitamine. Cosa abbiamo poi per le colazioni? Latte, io solitamente bevo latte di riso, mi piace tantissimo sempre di questo brand della Dream, mi piace tantissimo anche quello Rice and Vanilla, quindi riso e vaniglia. Latte di solito scelgo il latte di riso oppure il latte di anacardo, mi piace anche tanto il latte di come si chiama in italiano, di nocciole ed anche il latte di macadamia, però non lo so in italiano come si chiami, e non mi piace invece il latte di soia, il latte di avena mi ha un po' stufato, non mi piace tantissimo anche come si chiama il latte di almond, di mandorla. Magari in Italia non avete il latte di anacardo, magari in Italia non esiste il latte riso e vaniglia, io sono certa che a Foggia il latte di riso normale e il latte di cocco esista, quindi troverò delle alternative al latte normale, e, però sì, qui di solito era rice and vanilla oppure come si chiama? Anacardo. Prodotti da colazione, vi dicevo, una colazione on the go, di solito shakeravo questo Appenger mentre andavo al lavoro, lo shakerate e lo bevete. Questo è al gusto di banana e miele ed è sempre questo un prodotto con l'avena, quindi per tutta l'assunzione di proteine, fibre, energie. Bevo questi prodotti, vi faccio vedere anche il Baileys, questo è dairy free, l'iPhone oggi con tutta sta luce non mette a fuoco, non ho la certezza che lo abbiate in Italia, però questo qui è un prodotto senza lattosio, è un prodotto vegan ed è il classico Baileys, però è fatto con le mandorle. Sapete che in Scozia siamo grandissimi amanti dell'alcol, perché questo prodotto è ancora nel frigo? Perché fa cagare, nel senso io non sono un amante delle mandorle, quindi in realtà non è un prodotto che mi è piaciuto, l'abbiamo provato, l'abbiamo testato, ma nel frigo resterà, è stato disponibile per questo video. Vi faccio vedere i prodotti da freezer e chiudiamo perché è un video che dura una vita. In realtà qui sono sommersa dei prodotti, nel freezer c'è ben poco perché sto andando via e quindi niente, però abbiamo queste salsicce, no, forky sausage, queste sono assolutamente vegane, è un prodotto che comprate da Asda, vi faccio vedere come sono le salsiccette.
Queste sono le salsiccette, sono assolutamente vegane, le preparate in forno. A quanto pare sono molto simili, ricordano il sapore della carne, a detta di Roberto. Non lo so perché il sapore della carne non me lo ricordo più. Però prodotti ASDA di questa linea, tra l'altro, che non so come si chiami, però la riconoscete perché cartone marrone, poi le scritte sono tutte in verde, ecco, magari così lo vedete meglio. Questa linea, che ho trovato solamente da Iceland, mi dispiace che non siamo riusciti a fare un giro nel mondo dei surgelati di Iceland, però sì, è veramente molto valido per vegan e vegetarian, e questa linea qui è veramente molto 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 valida. Trovate queste salsicce di non maiale, trovate anche degli hamburger che li fanno in varie versioni, anche molto molto piccanti, con lo jalapeno, sempre vegani, e fanno una pizza con base hummus e topping, quindi sopra degli spinaci, che è veramente ottima, veramente molto 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 buona. Quindi Islando tutti i prodotti surgelati, c'è tanta scelta per i vegani. A volte anche al Tesco trovate prodotti come il garlic bread, che è tipico qui nel Regno Unito, assolutamente vegan, quindi guardate sempre i label, ma soprattutto andate nelle sezioni, appunto, per i vegani, per i vegetariani, per le intolleranze, perché rimarrete veramente sconvolti di quanti prodotti ci siano. Ci sono addirittura ravioli e tortellini che sono 100% gluten free e vegan, quindi top. Poi una cosa che mi è piaciuta tantissimo in questi 5 anni sono queste, le famosissime jacket potatoes. E non è nient'altro che una patata surgelata. Questa potete benissimo farla anche voi. Comprate le patate fresche, ci fate una bella croce sopra con il coltello, le infornate così per 45 minuti, un'ora credo, poi le tirate fuori. Qui di solito sopra ci mettete fagioli, forse ce li ho, rimanete lì. Absolutely, yes, ce li ho, e sono questi qui, i baked beans. Li aprite e questa mettete la vostra patata, avete preso dal forno, mettete nella ciotolina, aprite questi fagioli, li fate bollire, li mettete nel microonde, comunque caldi, li mettete su questa patata, cheddar cheese sopra, e così è pronta in maniera classica. Poi ci sono tutte le varianti con tonno e maionese, con maionese e formaggio, insomma varie cremine sopra, però la classica è quella con fagioli e con formaggio. Voi dite, ma se puoi fartela tu buona e salutare, compri la patata, ci fai la croce e te la fai nel forno, perché preferisci un prodotto frozen? Perché preferisci un prodotto che va in forno per 5 minuti ed è pronto? Sempre per quel motivo che la mia vita in questi anni nel Regno Unito è stata sempre molto frenetica, scandita da dei tempi ben precisi. Torno tardi dal lavoro. Comunque torno dal lavoro, sono impegnata perché devo fare 100 cose, allora voglio un prodotto che vada nel microonde e che sia pronto nel giro di meno di 10, di meno di 5 minuti. Faccio una doccia, la cena è pronta, mangio, mi metto al computer, metto a finire cose di lavoro, magari devo fare la spesa, magari ho da incontrare Tizio, magari ho la chiamata a Caio. Non c'è stato tantissimo tempo per cucinare, o più che altro sono stata molto lazy. Ti lasci un po' prendere da questo stile di vita, da questi ritmi, e cedi a tutte queste mega porcate. Calmi, comunque sto rientrando in Italia, vi ho già detto 100.000 volte in questo video e 100.000 volte sui social e qui su YouTube. Sto rientrando in Italia, mentre vedete questo video sono già a casa da mamma, quindi recupererò la buona cucina e le buone abitudini. Ultimo prodotto da freezer è questo qui. Sono praticamente dei burger vegetariani, ragazzi, non vegani. Sono fatti con mature cheddar, quindi con formaggio cheddar. Poi ci sono le patate, il cipollotto, e poi calvo al fiore ed impanati. Anche questo è un prodotto da forno, quindi surgelato che va in forno, e sono veramente ottimi. Non sono vegani, sono vegetariani, però veramente un'ottima qualità, mi sono piaciuti tanto. E tra i burger fatti appunto di verdure, questi di Asda sono i miei preferiti, perché poi i burger fatti di lenticchie, di fagioli, qui hanno un po' stufato, perché sono anche quelli che mangiate nei pub, sono anche quelli che mangiate a cena fuori, quindi se poi devo rimangiarmeli anche a casa, no. Ci sono comunque, non ce li ho in questo momento nel freezer, tantissimi altri burger, ve li ho fatti vedere nel video di Asda, sì, e che sono fatti invece magari di soia, di altre proteine, di altre cose, e possono essere vegetariani, possono essere vegani, ma hanno quella consistenza, quella forma magari del classico hamburger, anche se non sono fatti di alcun tipo di carne.
sono marroni per intenderci e non sono magari fatti con i veggie. Molto buoni sono anche i beetroot burger, che sono questi burger fatti con le carote rosse, mi piacciono tantissimo. Ragazzi, purtroppo questi sono gli unici prodotti che ho al momento in casa, perché manca una settimana e volo via, quindi non c'è tantissimo, però ci tenevo comunque a rispondere alla vostra domanda. Mi avete chiesto cosa c'è nel mio frigo in casa mia e ho cercato comunque di farvelo vedere. Grazie per il vostro tempo come sempre, e se siete anche voi qui nel Regno Unito magari lasciate un commento qui sotto, fatemi sapere se avete mai provato alcuni di questi prodotti, se non siete qui se c'è qualcosa che provereste o se c'è qualcosa che proprio vi ha inorridito e dite "Miu, ma ti prego anche no". E ci vediamo al prossimo video, ciao!